Comincio preparando il pan di spagna al cacao. Metti in una ciotola capiente 5 uova medie a temperatura ambiente. Unisco 180 g di zucchero e un cucchiaio estratto vaniglia. Trovate la ricetta nel mio canale. Con l'aiuto dello sbattitore elettrico lavoro fino a renderli gonfi e spumosi. Unisco in più riprese 180 g di farina 00 setacciata e 35 g di cacao amaro in polvere, sempre setacciato. Lavoro molto delicatamente con la spatola in silicone. Infine unisco mezza bustina di lievito per dolci, setaccio al momento, mescolo fino ad incorporare per bene tutti gli ingredienti. Verso l'impasto ottenuto in una tortiera oliata ed infarinata da 22 cm di diametro. Lascio cuocere in forno già caldo e statico a 175 gradi per circa 40-45 minuti. Consiglio sempre di fare la prova a stecchino per verificare la cottura. Ora che il pan di spagna è cotto, lascio raffreddare per bene. A questo punto preparo la bagna. Nel pentolino metto 50 g di zucchero, 200 ml di succo d'arancia e 100 ml di acqua. Metto il pentolino a fiamma media, porto a bollore. Allontano il pentolino dal fuoco, lascio raffreddare per bene. E ora preparo la farcia. In una ciotola capiente verso 400 ml di panna fresca. Lavoro per un paio di minuti con le fruste elettriche. Unisco un cucchiaio abbondante di Nutella. Lavoro fino a quando ottengo una farcia bella corposa. Con l'aiuto di un coltello seghettato taglio in tre parti il pan di spagna al cacao ormai freddo. Taglio la cupola e ricavo tanti cubetti. Ho posizionato un disco di pan di spagna sul piatto da portata. Bagno con la bagna all'arancia. Farcisco con metà dose di farcia, livello per bene. Copro con l'altro disco di pan di spagna, bagno di nuovo. Ricopro l'intera torta con la restante farcia. Mi aiuto sempre con la spatola per spargere la farcia in modo uniforme. A questo punto ricopro con i cubetti di pan di spagna realizzati in precedenza in modo da ricoprirla interamente senza lasciare spazi vuoti. Spolverizzo con lo zucchero a velo. Decoro con i fiori di mimosa.
miei cari amici, la torta mimosa al cioccolato è la versione più golosa dell'originale. Quello che ha di particolare questa torta è che sia ancora più saporita e goduriosa, è la massima espressione del piacere. Potete preparare questa torta non solo l'8 marzo, ma anche per completare un pranzo speciale. Questa torta è semplicemente spettacolare. La mia mimosa di oggi è dedicata a tutte le donne che non hanno colore, età, razza e barriere di nessun genere. Buon 8 marzo a tutte, mie care donne!